il lupolo è una pianta che ha una storia rispetto alla birra abbastanza recente. Abbiamo una storia, almeno scritta, della birra che risale a 6.000 anni fa. Poretti è una bella figura da raccontarsi. Lui amava tantissimo aprire la fabbrica e far conoscere alla gente come si fa la birra. Amava far conoscere il prodotto, raccontare come si fa questo prodotto, e quindi apriva spesso lo stabilimento al pubblico. Voleva che la gente venisse a vedere quello che lui faceva. E noi abbiamo ripreso il concetto delle porte aperte. Abbiamo fatto porte aperte ai lupoli, facciamo spesso visite guidate. In previsione di Expo, dove birrificio Poretti sarà la birra ufficiale di Padiglione Italia, ci stiamo attrezzando per renderla più fruibile, quindi abbiamo ripreso anche questa tradizione. Poi 1881, Expo Nazionale a Milano, è la prima volta che l'Italia unita si racconta a se stessa. Era stata fatta l'Italia da un punto di vista statuto, di unità delle regioni. In realtà gli italiani non sapevano ancora niente di questo nuovo stato. E nel 1881 a Milano viene fatta un'esposizione nazionale dove l'Italia mette in mostra se stessa a se stessa. E Poretti c'è. Poretti. Veniamo invece a come si fa una birra base. Partiamo dall'orzo. Allora, l'orzo viene raccolto nei campi ed è un orzo particolare perché è un orzo dedicato alla birra. L'orzo però non può essere utilizzato così com'è, deve essere prima maltato. Cosa consiste la maltatura? La maltatura consiste nella macerazione, germinazione e essiccazione. L'orzo viene macerato, per cui deve essere mantenuto attivo, il germe deve essere vivo, perché per la presenza di acqua comincia la germinazione, cioè si sviluppa la piantina, che deve essere immediatamente bloccato con l'essiccazione, altrimenti si svuota di tutto il contenuto di amidi, perciò di energetico che possiede. Quindi viene bloccato con l'essiccazione e a questo punto l'orzo è trasportabile, l'avete visto, è arrivato di fuori attraverso quel camion, viene scaricato nei silos, viene mandato all'ultimo piano dove c'è il mulino. Ha un sapore un po' dolce, perché gli enzimi hanno cominciato a lavorare e questi enzimi sono rimasti latenti e sono presenti nel macinato, che è questo. Il macinato entra in questa caldaia o in quella sopra che vedete là, e in questa caldaia inizia la miscela, cioè l'orzo si miscela con l'acqua alla temperatura di 60 gradi, perché a temperatura di 60 gradi gli enzimi iniziano a lavorare. A 72 gradi si ha la completa saccarificazione, trasformazione dell'amido in zuccheri più semplici. Il macinato contiene ancora le scorze, queste devono essere filtrate e questo avviene in questo filtro. Il mosto viene bollito. Durante la fase di ebollizione viene aggiunto il lupolo. Qua il lupolo non lo vedete nella classica forma di fiore, è stato pressato e ridotto in pellets. Aggiungendo il lupolo nella prima fase di ebollizione, cioè dall'inizio, estraiamo le resine amare. Quello che aggiungiamo un po' successivamente invece va a contribuire al sapore, al gusto della birra. Quello che aggiungiamo alla fine invece è tutto da aroma. Una volta prodotto il mosto, questo mosto è stato amarificato. Le proteine sono sempre in eccesso, per cui con raffreddamento formano dei fiocchi e devono essere separate in questo whirlpool. Il liquido limpido invece viene mandato al raffreddatore, raffreddato nel recipiente di fermentazione, e qui viene aggiunto il lievito ed inizia la fermentazione vera e propria. Il lievito in eccesso viene spurgato, mentre invece la birra, che chiamiamo birra giovane, birra verde, eccetera, viene mandata alla maturazione, viene raffreddata progressivamente, ed è in questa fase dopo che si possono aggiungere gli altri lupoli da aroma. Da qui nel serbatoio di maturazione si può decidere se filtrarla oppure no. Quelle che vengono filtrate poi possono essere pastorizzate in due modi diversi. La villa era la villa padronale di Angelo Di Magnani con la moglie Anna Nova, che è stata il centro della vita dell'azienda per tanti anni, fino al 2004 è stata anche la sede degli uffici centrali, poi noi ci siamo spostati come uffici a Lainate, adesso l'abbiamo recuperata ed è il piano terra, è fondamentalmente è piccolo, quindi non permette grandi cose, ma è uno spazio sia di rappresentanza sia di per piccoli eventi interni. Volevo sapere il vostro rapporto con Carlsberg. Con Carlsberg? Nel senso, sta investendo in questo comunque progetto da quando avete rilanciato il marchio? Sì. Allora, dal punto di vista di gruppo, le multinazionali hanno delle linee guida centrali, quindi per dire, Carlsberg e Tuborg, che sono i due marchi veri e propri del gruppo, vengono le loro politiche, le loro immagini, la comunicazione vengono definite da casa madre. Quindi noi dobbiamo
realizzare a livello locale quello che ci viene dettato da Copenaghen, per dire. Gli italiani, si sa, sono sempre un po' originali. Noi quest'anno abbiamo lanciato Tubeware, ad esempio, con i tappi colorati, che è un progetto nostro, l'ha comprato il gruppo e adesso lo utilizzeranno all'estero perché gli è piaciuto molto questo fatto. Quindi devo dire che c'è anche un po' un rapporto biunivoco, quindi non solo arrivano cose che dobbiamo eseguire, ma anche noi possiamo dare degli stimoli. Birrificio Angelo Poretti, che è il brand nazionale, ovviamente ha delle logiche un po' diverse, quindi siamo noi che guidiamo, siamo noi che decidiamo un po' cosa fare, e loro stanno seguendo un po' il progetto anche perché sono molto interessati. Credono nell'azienda Italia perché, come detto, questo progetto dei fusti in PET ci ha fatto diventare il centro di eccellenza. Questo è uno degli impianti produttivi più avanzati sia del gruppo Casper sia nel mondo birrario italiano e del sud Europa. E invece a livello locale? Come con i cittadini della zona? Allora, quando abbiamo iniziato a rilavorare su Birrificio Angelo Poretti, la prima cosa che abbiamo fatto è proprio stato riprendere contatto col territorio. Quando facciamo Porte Aperte ai Luppoli, maggio, giugno, sono 2 anni che lo facciamo, siamo travolti dalla richiesta di prenotazione di visite. La gente esce sempre entusiasta. La cosa più bella, secondo me, l'ultima volta che abbiamo fatto Porte Aperte ai Luppoli a giugno, io di aperture ne faccio spesso, e devo dire che la gente è uscita entusiasta perché si è trovata di fronte qualcosa che di solito vede dalla strada, perché tutti passano da qua e vedono lo stabilimento dall'alto, lo vedono che è bello, ma non se lo immaginavano neanche così bello e così interessante. Come dicevo, noi siamo fortunati, abbiamo arte, abbiamo botanica, siamo in un parco, abbiamo la qualità del prodotto, abbiamo tecnologia, possiamo raccontare tutte queste cose e la gente è molto interessata a questo. Quindi, grazie mille. Grazie a voi.